Prima di lasciarti andare alla mia voce e all'ascolto di questa storia, ti prego di lasciare un mi piace e di iscriverti al canale. Per me è molto importante. Buon ascolto. C'era una volta una ragazza di nome Daphne, che abitava su una meravigliosa isola, persa in un angolo remoto dell'oceano. Ogni sera la ragazza si recava in spiaggia, portando con sé una tela bianca, una tavolozza di colori ed un cavalletto, ed approfittando della bassa marea, posizionava il cavalletto proprio nell'acqua e cominciava a disegnare. La sua mano si muoveva sinuosamente sulla tela, come trasportata dallo stesso vento che le scompigliava i capelli e le faceva ondeggiare le vesti. Lo stesso vento che sollevava e trasportava i granelli di sabbia bianchissima, che poi le finivano addosso e tra i capelli. Mentre dipingeva con gli occhi semichiusi, ondeggiava lentamente con la testa, come se stesse ascoltando la musica di un pianoforte in lontananza, nascosto tra le onde. L'acqua le carezzava le caviglie nude e le pietrine di gusci vuoti di conchiglia le si incastravano tra le dita dei piedi ad ogni risacca del mare. Ogni volta continuava a disegnare lo stesso paesaggio, quello stesso punto della sua amata isola. E disegnava le palme che si riflettevano sulla superficie dell'acqua. Disegnava le rocce che emergevano timidamente dal mare. E disegnava la spiaggia con grande realismo e precisione. Quella stessa spiaggia contro la quale le piccole onde del mare andavano ad infrangersi. Daphne rimaneva sempre incantata da questo movimento lento ed inesorabile. Ogni volta che osservava un'onda correre verso la riva, in cuor suo sperava che da un momento all'altro questa cambiasse direzione, evitasse di infrangersi contro la sabbia, magari che tornasse indietro. Invece questo non accadeva mai. Ogni volta la piccola onda si infrangeva contro la sabbia, esaurendosi sulla battigia. E subito dopo, dietro di essa, un'altra onda era pronta ad andare incontro allo stesso destino. Una volta terminato di dipingere, Daphne restava per lungo tempo incantata ad ammirare il suo quadro e si concentrava proprio su quelle ondine, ferme, immobili, impresse nella sua tela. A differenza delle vere onde, quelle impresse nel suo dipinto avevano ancora una piccola possibilità. Potevano ancora cambiare direzione. Potevano ancora cambiare il proprio destino. Nessuno poteva saperlo, perché sarebbero rimaste in quella posizione, immobili per sempre. Quando una sera Daphne, dopo il suo solito incantamento,
distolse lo sguardo dalla sua tela per tornare a guardare la sua spiaggia, si accorse di una cosa incredibile. Quello che aveva disegnato era diventato reale. Le ondine del mare si erano arrestate completamente. Anche se il vento continuava a giocare con i suoi capelli, le palme non si muovevano di un millimetro e la sabbia sembrava ancora più bianca e fine del solito. Daphne, credendo di sognare, prese dell'acqua con le mani e se la passò sul volto. Poi, spaventata, corse via, lasciando che il mare durante la notte si prendesse la sua opera, senza mai più restituirla. La sera successiva, Daphne tornò su quella spiaggia e tutto sembrava tornato alla normalità. Ma la ragazza percepiva che c'era qualcosa di strano. Così, per la prima volta, decise di aggiungere un elemento al suo disegno. Aggiunse alla scena una piccola medusa che emanava una forte luce viola e si mise, come al solito, a contemplare il quadro, immersa nei suoi pensieri. Quando distolse lo sguardo, a pochi metri dai suoi piedi scalzi, c'era quella piccola medusa dal corpo luminescente che nuotava lenta tra le calme acque di quella spiaggia. Daphne non aveva più dubbi. Ogni cosa che disegnava poteva poi ritrovarla nella realtà. Allora Daphne guardò un grande scoglio che aveva fedelmente riprodotto nel suo dipinto e cominciò a disegnarvi sopra un vecchio granchio dall'aria saggia e tranquilla. Ancora una volta fissò il quadro con gli occhi socchiusi, poi distolse lo sguardo a cercare proprio quello scoglio. Il suo sguardo incontrò quello del vecchio granchio che la fissava imbambolato. La ragazza si avvicinò sorridendo ed il vecchio granchio iniziò a dire: «Hai un viso così rilassato, dei capelli così fluenti ed un sorriso così bello. Ma perché i tuoi occhi sono così tristi?» «Vivo su un'isola meravigliosa», prese a dire la ragazza. «Qui ho tutto quello di cui ho bisogno. Amo la natura, amo questi paesaggi e rispetto il mare che in cambio rispetta me. Allora perché sono infelice?» Il vecchio granchio si concentrò sugli occhi della ragazza e iniziò a raccontare. «Tanto tempo fa, quando ero giovane e inesperto, fui catturato da una barca di pescatori. Finito in una trappola per granchi, non riuscivo più a uscirne. Insieme a me, un piccolo polpo era stato attratto dall'esca usata dai pescatori. Le grate della trappola erano troppo strette per me, ma lui avrebbe potuto facilmente scappare. Gli dissi di fuggire, di andare il più lontano possibile da lì, di correre senza mai voltarsi indietro. Ma il polpo, pensando che volessi solo rubargli il cibo, rimase all'interno della trappola, nonostante potesse uscirne in qualsiasi momento. Era troppo intento a banchettare
con l'esca lasciata dai pescatori. Gli spiegai che si trattava di una trappola e che saremmo stati catturati entrambi, ma lui non volle credermi. Quando i pescatori ci tirarono su, videro che ero solo un piccolo granchio senza valore. Così mi rigettarono in mare, ma si tennero il polpo. Questa esperienza mi ha insegnato che a volte la felicità è a portata di mano, ma siamo così abituati alla comodità e così prigionieri delle nostre paure che riusciamo a vedere solo le piccole briciole che ci circondano, ignorando completamente le grate di ferro che ci separano dalla vera libertà. Daphne tornò a riflettere sulle parole del vecchio e saggio granchio mentre tornava a casa calciando le pietre che trovava lungo il suo percorso, mantenendo lo sguardo basso e trasportando le sue tele con grande fatica. Il giorno seguente tornò nel suo piccolo angolo di paradiso. Questa volta ci mise molto più tempo per iniziare a dipingere, come se volesse pensare bene a cosa chiedere alle acque. Chiuse gli occhi e si lasciò accarezzare a lungo dal vento e dalla marea. Poi la sua testa riprese ad ondeggiare e la sua mano tornò ad imprimere memorie su quella tela. E questa volta disegnò di un grande veliero, capitanato da un anziano uomo di mare, dal volto segnato da mille avventure e dall'aria docile e rassicurante. Neanche il tempo di distogliere lo sguardo dal suo dipinto, che da dietro il promontorio spuntò un veliero meraviglioso. Le vele spiegate catturavano la costante brezza marina e la prua infrangeva le calme acque senza emettere la minima schiuma. Dal punto più alto del ponte si affacciò un anziano capitano, fiero nella sua uniforme e con gli occhi vispi ed allegri. L'uomo prese il cannocchiale e cominciò a dare uno sguardo nei dintorni. Finalmente vide la ragazza sulla riva. A quel punto posò i suoi arnesi e scese a terra, mentre nel cielo le stelle cominciavano a manifestare tutto il loro bagliore. «Non ho mai visto un'isola più bella di questa», iniziò a dire l'anziano capitano. «Nella mia vita ho visitato così tanti luoghi. Sono approdato su talmente tante isole che neanche se contassi tutte le stelle che ci sono in cielo in questo momento, potresti avvicinarti al numero delle terre che ho esplorato. Ma belle come questa isola, mai viste!» Daphne arrossì. Si sentiva fiera, un po' come se quel complimento fosse stato rivolto a lei. Così iniziò a dire: «Se questa è l'isola più bella che abbiate mai visitato, perché non vi fermate qui? Perché non vendete il vostro veliero e vi costruite una casa? Potreste svegliarvi ogni giorno con il canto del mare che si infrange sulla scogliera. Potreste affacciarvi ogni giorno da una terrazza con vista sul faro e potreste godere ogni giorno
di quest'acqua limpida ed incontaminata. Il capitano la guardò come se stesse valutando la sua offerta. E se poi esistesse un'isola ancora più bella? Cominciò a dire. Se anche ci fosse una sola isola, leggermente più bella di questa, su cui i miei piedi si posano in questo momento, io rischierei di non vederla. Rischierei di non poter raccontare di averci messo piede. È un rischio troppo grande che non posso permettermi di correre. Così dicendo, l'anziano capitano tornò sul suo veliero e, come se nulla fosse accaduto, riprese a solcare il mare. Le luci della sua imbarcazione sbiadivano sempre di più in lontananza, mentre Daphne osservava la scena riflettendo sulle parole dell'anziano. E se non esistesse un'isola più bella della sua? Pensava, mantenendo lo sguardo fisso fin dove la sua vista poteva arrivare. E se quello che aveva lì fosse davvero il meglio che mai avrebbe potuto avere? Valeva davvero la pena correre quel rischio per la ricerca dell'ignoto? Nel mentre che Daphne si perdeva in questi pensieri, in tutta l'isola, ormai, le voci correvano veloci. Le storie sulla ragazza in grado di far prendere vita ai propri disegni venivano trasportate dal vento e si arrampicavano sulle case ed entravano da tutte le finestre. Così gli abitanti dell'isola, sempre più in massa, si radunavano intorno a Daphne e la osservavano quasi in estasi, mentre partendo da un telo bianco dava vita alle scene più meravigliose. Finché una sera gli abitanti dell'isola non riuscirono più a trattenersi. Ognuno iniziò a chiedere a Daphne di realizzare un proprio desiderio. Chi chiedeva che disegnasse enormi ricchezze, chi voleva che disegnasse delle ville lussuose e giardini imperiali. Disegna un tesoro nascosto per me, chiese un pescatore. Puoi disegnarmi al completo comando di questa isola? Chiese un altro abitante. Ma Daphne sembrava non ascoltare. Gli occhi tristi e semichiusi oscillavano insieme alla sua testa, che scrutava il paesaggio davanti a lei, fino a quando i suoi occhi non incontrarono quelli del vecchio granchio, che le fece un sorriso ed un lieve cenno del capo. A quel punto, come se avesse trovato l'ispirazione, Daphne ricominciò a disegnare. La testa riprese ad oscillare, come accompagnata da quella dolce melodia proveniente dalle acque, e la sua mano tornò a percorrere veloce la tela, ricreando quel paesaggio meraviglioso. Tutti osservavano senza proferire parola. Ognuno in cuor suo era speranzoso che la ragazza stesse esaudendo il proprio desiderio richiesto, e non vedevano l'ora che finisse di dipingere. Quando Daphne ebbe finito, lasciò cadere nell'acqua la sua tavolozza ed i suoi pennelli, fissando la luna in lontananza con i suoi soliti occhi tristi, iniziò a dirigersi verso il cuore dell'oceano. Camminava a passi lenti ed incerti verso il mare più profondo,
Poi, con grande sorpresa di tutti, si tuffò e scomparve tra le acque. La gente rimase impietrita. Cosa era accaduto? Dov'era finita quella ragazza? Tutti si accalcarono per vedere che cosa avesse disegnato e quando videro il quadro rimasero senza parole. Oltre alla solita spiaggia, alle solite palme e alla solita scogliera, Daphne aveva disegnato una donna con il corpo umano e la coda di un pesce che viaggiava libera tra le onde del mare. Quella donna era Daphne stessa, nelle sembianze di una sirena, libera e spensierata, pronta a vivere mille nuove avventure. La donna del ritratto aveva un viso così rilassato, i capelli così fluenti, un sorriso meraviglioso e degli occhi allegri e accesi, pieni di gioia e di speranza.